Sì, una grande partecipazione, una bella risposta dalla città, dai nostri professionisti, soprattutto molti giovani, ma bisogna dire anche tanti tecnici, professionisti più esperti che hanno voluto dare il loro contributo. Davvero una grande riuscita, riteniamo. Allora, il vincitore, diciamo, il primo premio va a un ragazzo, un giovane architetto, si chiama Anthony Giardiniere. Con la sua proposta di piazza non completamente pedonale ma dinamica, quindi aperta all'occasione al traffico e pedonale allo stesso tempo quando all'occorrenza. Il secondo premio invece è un ingegnere molto noto in città, Luigi Palmieri, e il terzo posto invece va a un gruppo di giovani professionisti, architetti, anche loro un'idea di piazza invece questa volta completamente chiuso al traffico e pedonale. Poi una menzione speciale è stata data Paletta, che ha anche lui fatto una proposta originale, era prevista dal bando, l'abbiamo voluta dare, con un'idea di scavo di Piazza Pitagora. I progetti sono stati tutti allestiti qui nel comune proprio per dare la possibilità a tutti i cittadini di poterli visionare. Effettivamente i commercianti erano rappresentati dalle associazioni di categoria, no? Quelle che hanno aderito tra gli 11 che hanno proposto questo concorso, e quindi i commercianti sicuramente sono stati incisivi, hanno dato una loro idea di chiudere la piazza definitivamente, ma di lasciarla aperta al traffico, all'accessibilità veicolare nei momenti di necessità. Sì, è importante tenere in considerazione tutti i presupposti per migliorare la viabilità cittadina, la pedonalizzazione, ma l'interesse comune deve vincere la città, qualsiasi opportunità si colga in questo momento deve vincere sempre la città. Beh, i commercianti hanno la necessità di guardare la propria attività, quindi si è voluto fortemente trovare un punto di incontro con quelle che sono le esigenze della pedonalizzazione. Quindi devo dire che con questo progetto, con queste idee che sono arrivate fuori, sono da prendere veramente in considerazione per un progetto futuro amministrativo che colga nel segno.